nel Parma il debutto di Zaccardo, schermo davanti alla difesa. Esordio stagionale nell'Inter di Santon, c'è Vieira titolare con Stankovic influenzato. Neanche tre minuti e Mourinho prende subito appunti. Santon, cross deviato da Zenoni, Sneijder dal limite, eccezionale la deviazione in corner di Mirante. Dalla bandierina Sneijder, Motta e Eto'o che non trova il bersaglio a due metri dalla linea. Mirante si raccomanda anche all'esperienza e all'abilità nel gioco aereo difensivo di Zaccardo. Il Parma inquadra la porta avversaria solo con questa conclusione del capitano Morrone. Prima ancora del 45esimo rientra negli spogliatoi Mourinho e si perde questa scena. Sbaglia Milito il passaggio a Maicon, molto polemico con quei tifosi che vengono anche mandati a quel paese, i tifosi che hanno fischiato Milito per il passaggio sbagliato. Nella ripresa c'è Balotelli al posto di Motta, Milito per Balotelli, Mirante non trattiene e viene aiutato da Paci. Balotelli subito pericoloso, perfetto l'assist di Eto'o, eccesso di sicurezza per Balotelli. Grave errore per un attaccante da quella posizione, sbaglia con l'interno del destro. Singolare questa riproposizione di Mourinho, sguardo di fuoco. Eto'o, buono l'assist per Sneijder, troppo sotto il pallone, dunque facilitato il compito al portiere avversario. Biabiani, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, supera 5 avversari, prova a inventare il gran gol ma sbaglia sull'uscita di Giulio Cesar. È il momento migliore per la squadra di Guidolin, che ha anche una chance sugli sviluppi di corner, qui lascia un po' a desiderare la retroguardia nerazzurra. Entra Muntari per Vieira dopo che Lanzafame ha preso il posto di Galoppa nel Parma. Balotelli, minuto 26, Eto'o, destro, meraviglia e l'Inter passa in vantaggio, può esultare Moratti, 7 partite ufficiali tra club e nazionale per Eto'o in questa stagione, 5 gol. Prodezza, eccezionale, niente da fare per Mirante, proteso in volo. Eto'o è stato ammonito dall'arbitro Rosetti per essersi tolto la maglia, ma Rosetti prima gli ha stretto la mano complimentandosi per il gol. Poi Balotelli per Sneijder, palla fuori, debutto in Serie A per lo sloveno Krim, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, applaudito Sneijder nel Parma Moruso per Zaccardo e Božinov per Paloschi. Vuole più grinta Mourinho da Muntari. Per sempre spettacolo il tecnico dell'Inter. Balotelli alza la testa, Milito un po' trascurato dalla difesa del Parma e Milito, grandissimo attaccante, fa apparire semplice e facile ciò che semplice e facile non è, controllo e in controtempo con la punta del piede destro firma il 2-0 per l'Inter che in sostanza chiude il match. Potrebbe dilagare lo squadrone nerazzurro, Eto'o cerca l'angolino basso. E poi è clamorosa l'occasione non sfruttata da Balotelli, valutato regolare il suo intervento su Paci, ma Balotelli si fa ipnotizzare da Mirante. Netta, meritata la vittoria dell'Inter, Balotelli ripensa ancora al gol fallito. Possiamo staccare con la nostra sintesi. Dunque Ibrahimovic chiama, Eto'o risponde, segna lo svedese nella Liga, Eto'o firma oggi un gol capolavoro e fra tre giorni la sfida stellare in Champions League qui al Meazza. L'Inter ha segnato due reti ma ha avuto altre 7 occasioni nitide. La pericolosità della squadra di Mourinho è aumentata di molto con l'ingresso di Balotelli. Il Parma non perdeva in trasferta da febbraio, è sembrato un po' troppo leggero in attacco, ha avuto anche un paio di chance sullo 0-0, ma si è dovuto inchinare nell'ultima mezz'ora. Lì nello studio. Grazie Gianni, il sorriso di Morano.